Mando subito in, così facciamo vedere. Buonasera al nostro meteo Raffaele Laricchia. Buonasera Raffaele, io Buonasera a tutti. mi allontano, Buonasera. lascio a Paolo a presentare queste immagini fantastiche che stiamo per mandare in. Ciao, buonasera Raffaele. Io Ciao intanto Paolo. buonasera, buonasera. Ti ringrazio perché io stamattina ho visto un tuo post, no? E ti ho pensato. Poi c'è stata questa immediata sintonia a distanza. Ce le spieghi tu, ce le spieghi tu, Raffaele, vai. Questo è un vero e proprio spettacolo della natura. No, è abbastanza inusuale assistere la nebbia a Bari, comunque sulle coste. Questo è un fenomeno tipico della primavera, proprio di aprile e di maggio, sono le nebbie di mare. Si è formata stamattina presto, perdurata tutta la mattina, soprattutto in mare, in prossimità del lungomare, della costa barese, ma comunque tutte le coste pugliesi stamattina si sono risvegliate sotto questa coltre grigia e uggiosa. Queste immagini sono fantastiche, le ha scattate il mio collega Francesco Ladisa, con cui abbiamo fondato una nuova attività, Puglia Pixel. Ci prodighiamo in questi scatti mozzafiato col drone, quindi vi abbiamo regalato un'altra prospettiva di Bari, perché è davvero insolito vederla dall'alto con questi banchi di nebbia che sembrano dipinti sul mare, davvero. Davvero stupendo. Queste sono nebbie di mare, un fenomeno, come detto poc'anzi, tipico della primavera, e si forma proprio quando arrivano le prime ondate di caldo al sud, il primo caldo africano che incontra la superficie marina che è ancora piuttosto fredda, dato che veniamo comunque da un freddo inverno, incontra questa superficie marina più fredda, e quindi cosa fa? Questa massa d'aria più calda e umida si condensa e dà vita quindi a dei banchi di nebbia in prossimità del mare. Poi, grazie alle brezze marine, queste nuvolette che danzano sull'acqua pian piano si muovono verso le coste e possono invaderla nelle prime ore del mattino. Perfetto, bellissime, veramente sono immagini. Vedevo anche il professore che era estasiato a guardarle, la Sì, vedevo no, ma anche tutta. perché io abitavo in una traversa, io verso la fine abitavo via Musacchio Canio, là, che è E una quindi ha traversa. visto questa strada, l'ha vista dall'alto ora. Sì, no, non l'avevo mai vista, no, tra l'altro non avevo mai visto questo fenomeno, specialmente la prima è spettacolare questa, ma la prima, ecco, questa Sì. è ancora più spettacole, veramente, questa è davvero spettacolare, insomma, di Sì, immagine, insomma, poi ecco. è un fenomeno che riguarda prettamente il mare, si chiamano nebbie di mare o nebbie da avvezione. Stanno anche le nebbie che si formano in pianura, nelle conche, nelle valli, ma un altro tipo di nebbia, cioè sì, ha un altro, diciamo, altri contesti di formazione. Questa è Certo, tipica certo. della primavera, sì. Sì, ma qui c'è il Perfetto. calore della città che permette il fenomeno di condensazione proprio lì No, con una no, no. separazione proprio. No, più che altro è la temperatura bassa del mare, non quella Però calda della città. Sì. non dipende dal fatto che c'è calore della città, perché non si propagano all'interno? La mattina presto si propaga all'interno, poi dopodiché, ovviamente sì, il terreno si riscalda, soprattutto quello delle città, e quindi viene meno la condensazione dell'aria calda, quindi rimane relegato in mare. Poi verso Quindi mezzogiorno, rimane il legato il mare perché la pomeriggio temperatura dell'acqua è più bassa rispetto è a più quella del bassa. suolo, Sì, dice. Oh, ho capito, ho capito. lo strato d'aria in prossimità del mare è più freddo. Più E quindi freddo. l'aria più freddo, l'aria calda poi ci scorre sopra, si raffredda E e crea la condensa. Sì, condensazione, si chiaro, chiaro. condensa No, no, è l'umidità. veramente spettacolare E quell'immagine, guarda. Ma poi, professore. diciamo, la caratteristica che c'era, diciamo, vabbè, questa chiaramente riguarda la differenza tra Adriatico e Tirreno, diciamo, è il colore del mare, perché chiaramente quando c'hai il tramonto qui dalla parte nostra sul Tirreno, ovviamente,
il sole ce l'hai davanti. Sì, il tramonto invece, il tramonto a Bari c'ha il sole alle spalle e il blu del tramonto, io non ho mai visto quel blu, veramente è una cosa spettacolare, insomma, diciamo, me lo ricordo molto bello. Tra l'altro poi, ecco, io quando ci sono stato all'inizio, che era a metà degli anni 90, insomma, il centro storico non era così sicuro. Poi ci sono tornato successivamente, intorno al 2010, sì, una decina d'anni fa, e col mio amico appunto siamo andati nel centro, le cose erano molto cambiate perché appunto c'erano un sacco di attività lavorative che erano state date in gestione ai giovani, no? C'era stata questa politica del comune per cui venivano facilitate le attività lavorative dei giovani al centro, durante il centro storico, per cui c'era la possibilità di apprezzarlo, che era bellissimo, quando invece era negli anni 90, a metà degli anni 90, ho detto non ci andà assolutamente al centro storico e non ci andavo, diciamo, questa è la... Ecco, professore, stasera in questa lunga trasmissione le abbiamo fatto vedere tante fasi della Puglia, no? Abbiamo iniziato con un'eccellenza sanitaria, con un ginecologo oncologo che ha fatto un miracolo praticamente asportando, ripeto, un tumore di 20 kg, un tumore importante, sì, sì, salvato la vita alla paziente. Poi abbiamo sentito appunto i dati, avete confrontato i dati con l'IGE Caramia, che è un esperto di dati statistici, lì è stato davvero straordinario, e poi abbiamo concluso in bellezza con queste immagini che facciamo vedere così a rallentatore in questo momento. Bella, veramente spettacolare questa. Straordinari, questa sono la copertina. Antonio, mi dicedimi, Raffaele, cedimi i diritti che vedo un po' di commercializzati, facciamo mettere a ciascuno. Allora, no, veramente. Prego, professore. Va bene, è stato un piacere. Buonasera, alla prossima, professore. È stato un piacere, vi volevo salutare, diciamo. No, ma tanto buonasera, professore. Daremo tanto piacere nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi, professore. Grazie a voi, arrivederci. Complimenti. Grazie, buona serata. Buona serata. Allora, Raffaele, tu... Gliel'abbiamo inviati al professore, Raffaele, Gliel'ho appena inviato con posta elettronica al professor Sebastiani, quindi le troverà sulla sua casella di posta elettronica. Bene, grazie a te. E queste sono immagini anche che pubblicheremo, anzi anche sulla nostra testata, agenzia di stampa internazionale, News Italy News, quindi davvero, sei davvero bravo, Raffaele. Sei una scoperta. Non le ho fatte io, comunque, le ha fatte il mio collega. Ho capito, Francesco. Il progetto è univoco, quindi siete entrambi bravi. Sì. Magari la prossima volta ci porterai anche in trasmissione il tuo collega, così lo conosceremo personalmente. Volentieri, sì. Allora, Stefano, facciamo sempre un passettino avanti in ogni puntata, vero? No, a voglia. Poi il professore è stato interessantissimo la sua esposizione, e ha detto una cosa importante di cui bisogna tener conto. Voi sapete che io sono sempre stato uno a favore della frequenza a scuola, dicevo soprattutto tra le classi più piccole, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, perché sono quelle che hanno una maggiore difficoltà di didattica. Però la cosa vera è che mentre l'anno scorso si poteva fare, perché l'incidenza della malattia in quelle classi era praticamente zero, quest'anno un po' scombussolato tutti i programmi la comparsa della variante inglese, che ha cominciato a colpire i ragazzini, i bambini. E questo è il problema serio. Io del resto lo sto vedendo, io ho il piccolo riferimento del mio paese, ci sono stati subito dopo la riapertura delle scuole 3-4 focolai, per cui le scuole elementari di Cristiano sono chiuse perché ci sono stati 2-3 focolai in 2-3 classi diverse. E quello è uno dei problemi seri. Adesso, soprattutto, quello di queste varianti che colpiscono i ragazzi in età giovane. Assolutamente. Per cui anche quella che... Allora, io voglio fare una domanda ora a voi, sempre una domanda provocatoria. Vi volete spiegare perché si deve festeggiare sabato la festa dei lavoratori, visto che quest'anno nessuno ha lavorato? La festa di disoccupati. È un controsenso. Festeggiare il lavoro in un anno in cui nessuno ha lavorato, la maggior parte degli italiani non ha lavorato, festeggiarla sarà una giornata sicuramente. E sarà il direttore il tema di domani sera. Sarà il tema di domani sera, perché avremo un consulente, un commercialista, affronteremo i temi del lavoro, i temi delle imposte e delle tasse con cui oggi
chi non ha potuto lavorare, chi ha tenuto abbassate le saracinesche è costretto anche a pagare tasse e imposte entro qualche giorno. Quindi sicuramente sabato, Antonio, sarà una giornata da zona bianca in tutta Italia. Già lo è, ormai è tutto passato. E fra 20 giorni troveremo i risultati anche di questo weekend scellerato che ci apprestiamo a fare, o che ci inducono a fare, dico preciso, che ci inducono a fare, perché se tu apri tutto vuol dire che è permesso, è possibile, quindi se, com'è quel proverbio che dice se si può mi butto tutto, una cosa simile, ora non mi vengono le frasi adatte ma avete capito il senso. Grazie a tutti quanti. Direttore, prego. Posso spegnere gli entusiasmi per il primo maggio?